quartiere che si chiama La Champla, vuole dire l'estensione in italiano. Come potete vedere l'urbanismo, Sì, tutto sono strade orizzontali e verticali, con un certo ordine. Così come tante città in tutta l'Europa, Barcellona, fino al XIX secolo, la stessa città che è arrivato ad essere tra il Medioevo, la stessa superficie, solamente avevano cambiato le mura per la difesa. Poi nel XIX secolo tantissime persone che hanno venuto a Barcellona per lavorare nelle fabbriche. Sì, con l'incremento della popolazione. Come tante città, il XIX secolo hanno diventato più grandi. Qua Barcellona aveva dei problemi, voglio dire, la città era chiusa per le mura, non entrava l'aria, era molto sporca. Così con l'arrivo del colera verso il 1850 c'è stata una massiva infezione di colera in questa città. Poi il comune, le autorità hanno deciso di demolire la vecchia mura medievale e cominciare a fare di Barcellona una città più grande, quando hanno fatto tutta questa zona. Così, tutti questi palazzi qua, massimo 100-120 anni di storia. No? Prima non c'era niente, tutta la campagna all'intorno di una città molto più piccola. Per questo è molto importante l'architettura in stile Liberty, l'architettura di Gaudì, molto collegato con la crescita economica. Così alla fine del XIX secolo c'è stata la borghesia di Barcellona che ha commissionato a quegli architetti dello stile Liberty per la costruzione delle loro case, come simbolo del potere, ricchezza e importanza. Siamo arrivati in centro città, questa è la piazza dell'università. A sinistra passiamo accanto dell'Università di Barcellona, che risale al XVI secolo, ma il palazzo dal XIX secolo. Fino a 40 anni fa l'unica università di Barcellona, e poi in questi ultimi 40-50 anni hanno fondato alcune altre università. Grazie.